anche di dove e come viene installato il ventilatore. Quindi se avremo un'installazione a tetto piuttosto che a parete, all'interno della zona di incendio piuttosto che all'esterno, occorrerà scegliere il ventilatore più adeguato. Anche in questo caso la norma ci dice come calcolare il gruppo di dimensionamento, che dipende sempre dalla durata convenzionale dell'incendio. I parametri sono leggermente diversi, quindi in questo caso il tempo di allarme è paragonato a zero per i sistemi di rilevazione che attivano immediatamente i sistemi meccanici di espulsione, quindi i ventilatori, a 5 minuti se c'è del personale presente H24 anziché un sistema di rilevazione, e negli altri casi viene assunto pari a 10 minuti. Per quanto riguarda il tempo di intervento, se c'è una squadra di soccorso interna questo tempo è pari a 5 minuti, altrimenti ci sono delle tabelle che in funzione della distanza della caserma dei vigili del fuoco danno queste tempistiche che sono attorno ai 10 minuti se non di più quando la caserma è appunto più distante. Chiaramente anche la velocità di propagazione in questo caso viene definita dalle normative. Calcolando velocità di propagazione dell'incendio in funzione del materiale presente all'interno e incrociando questo dato con la durata convenzionale dell'incendio, otteniamo il gruppo di dimensionamento che ci consente, in funzione dell'altezza dello strato libero dai fumi che noi vogliamo mantenere, di calcolare quelle che sono le proprietà d'aria. Come vedete sono portate d'aria molto importanti, con un gruppo di dimensionamento 3, se vogliamo mantenere 2,5 metri di altezza di strato libero dei fumi da terra, occorre dare per un compartimento che al massimo è di 1600 metri quadrati, 75 metri cubi ora. Quindi portate che sono dell'ordine dei 15-20 ricambi ora, quindi portate molto molto importanti. Per questo che il gruppo di livello di prestazione 3 risulta molto molto costoso da applicare. Se volessimo comunque farlo, e tante volte siamo costretti a farlo, possiamo utilizzare diversi sistemi, quindi andare a posizionare i nostri ventilatori di estrazione sia a tetto piuttosto che a parete, canalizzati piuttosto che non canalizzati. Molto spesso quando abbiamo però locali grandi occorre fare delle canalizzazioni di dimensione importante con dei materiali ignifughi normati che sono molto molto costosi, e quindi appunto è un sistema pesante da gestire. Possiamo posizionare i nostri evacuatori sia all'interno che all'esterno della nostra struttura, e in funzione appunto di questi parametri andremo a scegliere un torrino piuttosto che un ventilatore elicoidale o cassonato o centrifugo, dipende un po' dal tipo di installazione. Altro parametro importante normato dalla 9494 parte 2 è la temperatura dei locali fumi, che anch'essa dipende dal gruppo di dimensionamento che abbiamo calcolato e dell'altezza dello strato libero dei fumi. Lì vedete dei valori che possono essere assunti come temperatura dei locali fumi in funzione appunto dei due parametri suddetti. A che cosa serve questo parametro? Serve a determinare tutti quelli che sono i componenti che compongono l'impianto di aspirazione, quindi ventilatori, condotte, serrande, barriere al fumo, perché occorre che questi materiali resistano a quella temperatura media calcolata. In particolare per quanto riguarda i ventilatori, il riferimento è la UNI-EN 12101 parte 3, in cui si vede che in funzione della temperatura dovremo andare a scegliere un ventilatore F200, F300, F400 o F600. Cosa vuol dire F? Vuol dire resistenza al calore in fase di funzionamento per 2 ore alla temperatura di 200, 300, 400 o 600 gradi. E questo dipende chiaramente da che valore di temperatura abbiamo nello strato libero dei fumi. La nostra norma UNI ci identifica anche tutti quelli che sono i punti di estrazione, come dimensionarli, dove posizionarli. Chiaramente due fattori sono fondamentali: i punti di ripresa possono essere canalizzati piuttosto che no,
devono aspirare chiaramente nella parte superiore dove va a stratificarsi il fumo che noi vogliamo contenere all'interno delle nostre vasche dei vari compartimenti, e viene normata anche quelle che sono le distanze, il dimensionamento per ottenere certe velocità di espulsione per non infastidire troppo, per non rimescolare troppo l'aria sottostante, e quindi far sì che ci sia un rimescolamento di fumo con l'aria pulita che invece è nella parte inferiore. Quindi tutti questi parametri sono normati dalla UNI 9494 parte 2. Anche in questo caso avremo bisogno di dimissione dell'aria, che può essere sia dal punto di vista impiantistico naturale piuttosto che forzata. Dal punto di vista dell'immissione d'aria naturale, noi avremo delle griglie posizionate sul perimetro dei nostri locali, chiaramente in parte bassa, vicino al pavimento. Dal punto di vista invece degli impianti di estrazione forzata, avremo dei ventilatori di estrazione collegati con delle canalizzazioni, quindi si complica ancora di più l'impianto di evacuazione per consentire appunto l'immissione di aria forzata con portate leggermente inferiori, attorno al 10% inferiori rispetto a quelle che sono le portate calcolate in estrazione. Questo perché? Perché si vuole creare nell'ambiente una depressione per facilitare quella che è la fuoriuscita dei fumi dall'impianto di estrazione. Vediamo un paio di esempi di dimensionamento. Se abbiamo a che fare con un magazzino che ha 1600 metri quadrati in pianta e per comodità lo sommiamo pari a 40x40 metri di lato, con un'altezza di 4 metri e abbiamo un offset di 20 metri quadrati e vogliamo realizzare un sistema di evacuazione naturale, la normativa ci dice che se vogliamo approcciarci con un livello 2 ci è sufficiente una superficie di estrazione pari a un quarantesimo della superficie, quindi 1600 diviso 40 ci fa 40 metri quadrati. Non sono pochi, 40 metri quadrati sono da suddividere nelle varie aperture, quindi dovremo per esempio effettuare 6 fori a soffitto, ciascuno di 6,7 metri quadrati, oppure utilizzare dei portoni, delle finestre, in modo tale che poi queste aperture siano anche distanziate correttamente tra di loro per garantire quello che è l'offset e quindi garantire un'espulsione molto tranquilla di quelli che sono i fumi e il calore. È chiaro che tante volte queste soluzioni non sono possibili perché magari non è possibile forare il soffitto, piuttosto perché il nostro edificio è attiguo a edifici altri edifici e quindi non è possibile magari su tre lati effettuare delle aperture a parete, piuttosto che non siamo in presenza di un ultimo piano o non abbiamo la possibilità di portare le canalizzazioni verso l'alto, e quindi si ricorre in questi casi all'evacuazione forzata. Evacuazione forzata che nelle stesse condizioni di prima le tabelle ci dicono che dovremmo calcolare i nostri ventilatori per circa 57.600 metri cubi ora. È una bella portata, perché vogliono dire 9 volumi all'ora. La normativa però ci dice, prova a calcolare anche che cosa ti dice il livello 3. Allora, il livello 3, col gruppo 2, l'altezza libera del fumo 2,5, mi dà 46.000 metri cubi ora. Va bene, il progettista dice, scelgo questa opzione, però devo dividere 46.000 metri cubi ora su tutta la mia superficie, per esempio scegliendo dei ventilatori da 15.500 metri cubi ora, 3 ventilatori di questa portata. Spesso e volentieri non è facile posizionare questi ventilatori o canalizzare questi ventilatori per avere una distribuzione che corrisponda all'offset di 20 metri, metri di raggio. E quindi spesso e volentieri si ricorre, quando si ha a che fare con il livello 2, a quelli che vengono definiti gli SVOF, vale a dire dei ventilatori che vanno a pescare l'aria dai punti ciechi
e che riescono a spingere questi fumi verso i ventilatori di estrazione. Li vedete rappresentati nella parte destra, sono i cosiddetti jet fan fondamentalmente. Li vedremo poi nel dettaglio a fine mese con la seconda parte di questa presentazione. Se vogliamo andare invece a livello 3, abbiamo a che fare con un reparto di produzione un po' più grande di 60x40 metri quadrati, abbiamo a che fare con 2400 metri quadrati complessivi di superficie. La normativa ci dice che non possiamo superare per ogni singolo compartimento i 1600, quindi divideremo la nostra superficie in due compartimenti da 1200 metri quadrati, per ciascuno dei quali dovremo fare il dimensionamento. Saranno identici tra di loro, nell'esempio banale che stiamo facendo, e quindi la portata per ogni singolo compartimento, considerando un gruppo 2 di dimensionamento e un'altezza libera dai fumi di 2,5 metri, viene calcolata in 46.000 metri cubi ora per ogni compartimento. 46.000 metri cubi ora possono essere divisi in due macchine, per esempio possono essere due torrini da 23.000 metri cubi ora che andremo a posizionare nel tetto, quindi ciascun compartimento avrà due torrini da 23.000 metri cubi ora cada uno. I compartimenti saranno divisi dalle barriere fumo, rappresentate schematicamente qui da questa linea che corrisponde appunto a questo aggeggio, a questa barriera che si abbassa in caso di incendio, ma occorre provvedere anche all'immissione. La normativa ci dice che appunto l'immissione deve essere il 10% inferiore rispetto a quella che è l'estrazione, e quindi dovremo andare per esempio ad utilizzare due ventilatori per ciascun compartimento, ciascuno con 41.400 diviso 2, quindi all'incirca 21.000 metri cubi ora ciascuno. Occorrerà poi chiaramente fare attenzione a quelle che sono tutte le velocità di attraversamento del flusso per non rimescolare i flussi stressi, e quindi il posizionamento e il numero di questi ventilatori potrebbe essere influenzato dalla possibilità di installare questi ventilatori in una posizione piuttosto che in un'altra. Questa è un po' la gamma che proponiamo come vortice e come CASALS nell'ambito dei ventilatori di immissione ed estrazione all'interno della zona rischio, quindi ventilatori sia di tipo cassonato con resistenza al fuoco F200, 300 e 400, sono disponibili anche nella versione ATEX. Oltre ai cassonati abbiamo anche assiali e pareti per fare sia immissione che estrazione, ventilatori da intubare cassa lunga o cassa corta, ventilatori centrifughi sia cassonati che invece nudi. Così pure come per ventilatori che invece vengono posizionati all'esterno della zona rischio, possiamo utilizzare dai torrini a estrattori invece cassonati, sempre con una resistenza al fuoco F400, F300 e così via, in funzione dei modelli. Vi lascio con i nostri recapiti, www.vortice.it è il nostro sito istituzionale attraverso il quale potete scaricare tutta la documentazione relativa a questi e a tutti gli altri nostri prodotti, ma anche a quelli che sono i due programmi di selezione di prodotti stessi. Ne abbiamo due, fanselectionpro.vortice.com, che riguarda tutti i prodotti a marchio Vortice, e Fanware, che invece è il programma con i prodotti di CASALS. Inoltre vi lascio anche quelli che sono gli indirizzi mail del nostro prevendita e di postvendita, quindi rispettivamente prevendita@vortice-italy.com piuttosto che postvendita sempre @vortice-italy.com, per poter scrivere al nostro personale per avere indicazioni su quelli che sono i dimensionamenti piuttosto che eventualmente interventi in fase di post-vendita. Io con questo ho concluso la mia presentazione, vi ringrazio innanzitutto per la vostra presenza e resto eventualmente a vostra disposizione se qualcuno avesse
qualche curiosità o qualche chiarimento da affrontare. Non ci sono domande, quindi siate pure tranquillamente liberi di potermi scrivere anche ad academy.vortice, l'indirizzo attraverso il quale vi siete iscritti a questo webinar. Sarà nostra premura rispondervi in quanto prima, sia per qualsiasi chiarimento che per qualsiasi altra cosa. Io vi ringrazio, vi do appuntamento a fine mese per un'altra puntata per quanto riguarda i sistemi di evacuazione fumo e calore. Nella fattispecie, nello specifico, tratteremo quelli che sono i parcheggi sotterranei, che sono un po' regolamentati in maniera diversa. Grazie e alla prossima. Buona giornata. Buona serata.